magistrati non preghiamo nessuno. Abbiamo nelle sedi processuali e anche in altre sedi ripetuto il nostro convincimento. Ci sono persone che non sono della mafia, che sanno, sono in grado di riferire circostanze che possono essere utili a capire se e chi insieme a Cosa Nostra ha fatto le stragi. E i pentiti di mafia sono arrivati fino a un certo livello. Il contributo ulteriore potrebbe derivare dalle conoscenze di persone che non erano inserite nella mafia, ma che con la mafia in quel momento hanno avuto rapporti di vario tipo. Questa è la consapevolezza, ed è una consapevolezza amara, anche se si considera che nel nostro paese, anche quando i pentiti di mafia hanno alzato un po' il tiro, gli altri relatori di oggi lo sanno, in quel momento sono nate le polemiche, sono nate le delegittimazioni, anche delle collaborazioni, sono nati i problemi, perché fino a quando il pentito di mafia mantiene il livello delle sue dichiarazioni sulla ordinaria criminalità mafiosa, per ordinaria intendo anche omicidi, investimenti mafiosi, grossi traffici di stupefacenti, cioè quello che si apprezza, va tutto bene. Nel momento in cui, faccio soltanto un esempio storico, oggettivo, quando Spatuzza aveva già parlato di tutto, compreso anche le circostanze che poi portarono alla revisione nei confronti di alcuni imputati, soltanto di alcuni imputati delle condanne, prima in fitta per la strage di Via D'Amelio, andava tutto bene. Nel momento in cui riferì di quanto aveva appreso da Giuseppe Graviano circa i rapporti con Berlusconi e Dell'Utri e i momenti preparatori della strage dell'Olimpico, in quel momento, con il tra virgolette pretesto che alcune dichiarazioni non erano state fatte nei 180 giorni, venne revocato il programma di protezione. Che poi soltanto in esito ad una complessa vicenda di corsi e ricorsi è stato riconosciuto. Quindi questo è un paese che ha un disperato bisogno di verità su quel periodo. Non è vero che non è stato fatto niente, non è vero che non ci sono verità. Io mi incavolo quando si dice non sappiamo nulla delle stragi. Non è vero, ci sono condanne definitive per decine e decine di appartenenti alla mafia, ma in quei processi siamo rimasti forse pochi a conoscere gli atti e le sentenze di quei processi. In quei processi viene fuori che quella verità importante che è stata ricostruita indica un percorso da completare. Vengono fuori elementi che impongono di essere, impongono un approfondimento ulteriore. Non perché non è stata la mafia a fare quelle stragi, ma perché quegli elementi inducono a ritenere che la mafia in qualche modo è stata accompagnata, in qualche modo ispirata, in qualche modo addirittura coadiuvata nella fase organizzativa ed esecutiva da personaggi che non erano mafiosi. E allora questa verità deve essere pretesa da tutti. Deve essere cercata dai magistrati, deve essere pretesa dai giornalisti d'inchiesta, deve essere pretesa dai cittadini, deve essere pretesa ed aiutata dalla politica. Altrimenti le commemorazioni che ci accingiamo a fare adesso il 23 maggio o il 19 luglio diventeranno e si riveleranno mero esercizio retorico assolutamente inutile. Grazie. Interessato un particolare di rapporto.
rapporti tra amministrazioni pubbliche, banche e criminalità. È un argomento che di solito viene poco trattato perché se ne sa troppo poco, non se ne parla, le banche hanno tanti problemi. E quindi che cosa ha scoperto? Che cosa è individuare delle sue indagini? Anche io prima di tutto ringrazio l'invito e cercherò di essere sintetico perché io sono di casa, quindi devo dare spazio ai giornalisti così autorevoli e al collega che così interessa. Io vivo, ho vissuto professionalmente su una di quelle regioni che dal punto di vista giurisprudenziale, adesso userò qualche termine che si trova in sentenza, ma nelle sentenze quando si parla di mafia si fa spesso riferimento a espressioni anche sociologiche, perché la mafia l'ha studiato prima di tutto dal punto di vista sociologico. E su queste regioni dove ho lavorato, parlo l'Umbria, l'Emilia Romagna e le Marche, vengono definite regioni refrattarie al fenomeno mafioso. Però questo è un termine che va chiarito, non lo devo chiarire io, perché viene chiarito nelle sentenze. Non sono regioni refrattarie perché hanno anticorpi per respingere il sistema mafioso, ma sono refrattarie a metodi tradizionali con cui si manifesta l'intimidazione mafiosa, che è qualcosa di completamente diverso. Se vanno a vedere le sentenze, fatte su processi studiati anche da Di Matteo, ma non solo da Nino Di Matteo, ci sono ormai ben delineati i caratteri che distinguono le regioni dove tradizionalmente si è manifestata la mafia, come le forme anche quelle storicamente espresse nella cinematografia, nei film, e quella è la mafia delle regioni tradizionali. Poi c'è quella della mafia autoctona, mafia ormai da vari anni sta in altre regioni, basta pensare alla mafia del Brenta, prima anche di mafia capitale c'è stata la banda della Magliana, tutta una serie di associazioni, ci sono stati fenomeni in Lombardia. Poi ci sono quei fenomeni, quella mafia che viene definita etnica, che spesso anche in regioni cosiddette refrattarie, forse è quella su cui più c'è attenzione, e forse è quella che fa più paura, qui nelle Marche, l'episodio dell'anno scorso, la morte di quella sventurata ragazza che poi ha dato origine alla rappresaglia da parte di un nazista di Macerata, è stata identificata da alcuni come sintomatica per la ritualità dell'uccisione alla presenza di mafia nigeriana. Su questo c'è attenzione. Forse non c'è attenzione su invece quello che è stato già detto qui in questa sede, ma non la prima volta, su quella che è la contiguità tra corruzione e mafia, quel continuum che c'è, attività corruttive e attività di intimidazione, quella che viene definita adesso, al di là dei risvolti giurisprudenziali, non mi interessa adesso vedere i risvolti tecnici, quella che viene definita la mafia silente, che secondo me è silenziosa, quindi la più subdola, che è quella più pericolosa in regioni come le nostre. Io credo soprattutto per tre motivi. Uno, ho sentito prima parlare della difficoltà della prova. Io anni fa, nella prima relazione dell'anno giudiziario, citare la giornalista Maltese, uccisa drammaticamente, che in realtà si rifaceva una frase del primo scopritore dell'AIDS, Montani, che diceva come l'assenza della prova non significa prova dell'assenza. L'assenza della prova di sintomatologie mafiose in queste regioni infrattali, non vuol dire che ci sia prova dell'assenza, perché la prova dell'assenza la dimostri nel momento in cui hai la prova che non c'è pericolo che la mafia si possa insinuare. Lì può dire che manca l'infiltrazione mafiosa. Allora la cosa si può individuare, secondo me, che il tessuto regge. Quando il tessuto è sano, il tessuto mafioso non può infiltrarsi su un tessuto sano. Il tessuto sano è un tessuto dove non c'è corruzione. Dopo, a prescindere dal fatto se il fenomeno corruttivo possa conciliare o no con la mafia, andiamo a parlare qualche anno fa di Termo, festa di caffè, a parlare con l'avvocato Giosuè Nasso, che forse il mio padre conosce, non so se ha avuto, no? E lui sosteneva questa tesi, no? Diceva, se c'è corruzione non c'è mafia, perché? Poi penso che l'abbia sostenuto anche nel processo. Perché dice, se c'è intimidazione non c'è bisogno di corrompere, perché devo corrompere chi è già soggettato a me? Ecco, invece la giurisprudenza, sulla base di indagini, sta dicendo l'opposto, che proprio perché tu corrompi non hai bisogno di intimidire, perché
proprio grazie alla corruzione che la mafia si può insinuare. Allora la prima risposta è che ci sia un sistema assolutamente refrattario alla corruzione, capace di individuare i corrotti non al termine delle sentenze e poi essere ben giudicato, ma nel momento in cui c'è il pericolo della corruzione. E questo è un primo aspetto. Secondo, lei nella domanda mi ha parlato del tessuto economico. Sulle banche qualche problema c'è stato, ne vengo, lei mi ha citato prima come procura di Forlì, lì facciamo due indagini, una Rainero, un'altra Torre d'Avorio, non esiste solo io, quindi posso parlare bene perché non l'ho fatta solo io, altrimenti rischio di fare delle autocelebrazioni che non servono a nessuno. Anzi qualcuna, una era nata prima che arrivassi, quindi l'ha fatta molto bene. E su questa scoprimo con una banca, con un giro di banche che arrivavano a San Marino, un'evasione fiscale calcolata tra mancate entrate e uscite 750 milioni di euro, che poi giravano tutti sulla banca di Forlì. Ci fu una ricerca di un istituto che nel 2012 individuò come le banconote di 500 euro, che sono le banconote notoriamente utilizzate per l'attività di riciclaggio, i maggiori centri di riciclaggio, di utilizzo di quelle banconote erano in tre zone del territorio, uno vicino al confine con la Svizzera. Uno in tutto il Triveneto, si comprende anche lì perché, e il terzo era Forlì, non era il Forlì. C'era qualcosa che non andava, su cui forse bisogna andare ad accertare. Sull'altra indagine scoprimo evasioni, poi fu anche l'occasione per cui il Ministero delle Finanze fece la volontà del discorso, che forse avete sentito, 22.000 evasori, tutti che stavano a San Marino, ma tra questi non è che c'erano solo i evasori imprenditori, che già sarebbe un segnale forte dell'imprenditoria di andare a individuare come mai ci sono tanti imprenditori che pagano le tasse. Ma c'erano criminali, alcuni che erano stati indagati da procure in Napoli, quindi spesso Camorra, Calabrese, in materia di indagini, e in materia e naturalmente della Sicilia. Soggetti che poi stavano lì senza motivi particolari. Cito un episodio. Io quando stavo lì, a un certo punto vedo un signore che era calabrese, il fatto che fosse calabrese e che stesse a Forlì non è per sé assolutamente ovviamente vietato dalla legge, per fortuna. Anzi, se qualcuno va su un'altra città porta probabilmente denaro, può salire. Quello che però mi colpì è che aveva avuto una querela per violenza privata da parte di un signore che avevo indagato quando stavo a Perugia sulla P3, quindi me lo ricordo per questo mi ha colpito. E questo signore si denunciava che quest'altro, il calabrese, dico calabrese senza alcun accenno ovviamente alla regione di provenienza, solo per capirsi, questa era il Forlì, facciamoci il forlinese con il calabrese aveva imposto di scrivere un atto a sua firma in cui riconosceva un debito che non aveva, che è strano perché in Romagna di solito si risolve con quattro ceffoni, no? Non è che si risolve, questo mi colpì. Questo signore calabrese aveva una pensione di 250 euro, una pensione di invalidità. Aveva comprato da questo forlivese un immobile vicino alla prefettura di Forlì per 1.800.000 euro. All'interno aveva quadri, cambiava auto di valore tutte le settimane, aveva un maresciallo dell'esercito che fungeva da autista. Noi facevamo una misura di prevenzione per 15 milioni di euro. Lui venne interrogato da me, la misura di prevenzione facciamo. Venne interrogato da me, mi riconobbe che disse che io e lui eravamo estranei al territorio, per me era un riconoscimento. E mi disse, e poi io lo incontravo spesso sul bar, ha visto lei dove l'incontro al bar, io giravo al bar, era un periodo che lo trovavo, mi disse, lo sai che su quel bar dove vado spesso c'è una tazzina con le mie iniziali, che era un segno assolutamente anomalo, spero che nessuno mi sia mancato in mente di fare le iniziali sul caffè puro, molti di noi andando sullo stesso caffè. Questo signore viveva in assoluto tranquillità, nessuno aveva segnalato l'anomalia di questa. Facevo delle indagini collegate con Roma, lui, a parte che mi disse cosa faceva, era il convincitore di causa, era uno definito. Cioè disse, io adesso sono anziano, tra l'altro l'età mia, quindi questo dell'anziano, mi ha colpito. Cioè io vedi, quando parlo con qualcuno per recuperare il credito, non c'è bisogno che utilizzo le mani, perché loro capiscono quando devono pagare. Senti Roma, un collega Tescaroli che parlerà domani, questo signore era l'esattore di Piero Magni. E lui viveva tranquillamente, insomma, città come Forlì. Allora io dico non che bisogna ovviamente avere la stigma dello straniero,
ma bisogna avere la capacità di amare il clan calabrese, assolutamente, che si era insediato un clan, che si era insediato, basta vedere su internet, si trova. Questo per dire che lì è un tessuto sano, quando la capacità di individuare e tracciare i soldi non hanno odore e colore. Qui finisco con questa domanda, le banche. Qui purtroppo in questa regione c'è stato il problema di Banca Marche, una banca che ha significato molto. Sono venuti gli ispettori della Banca d'Italia, hanno detto che il crack di Banca Marche è stato il più grande scandalo bancario, hanno scritto, dai tempi della Banca Romana di Giolitti. Non so se ci si rende ben conto di questo. E allora io questo l'ho detto sì, in altre case, quindi mi fermo qui perché spesso, e l'ho anche detto nella relazione giudiziaria, può essere considerato sano un tessuto dove fuggono tutti questi soldi da un istituto bancario e nessuno se ne accorge? Io credo che sia questo il vero pericolo per regioni cosiddette refrattarie. L'incapacità di avere quegli anticorpi che forse al sud in quella situazione è enormemente più drammatica, non è paragonabile. Ma qui c'è un tessuto sociale che in qualche modo si è formato, in cui forse c'è anche la capacità di distinguere bene tra chi ti puoi fidare e chi invece non ti devi fidare. In regioni come la nostra è molto più difficile, e questo ci vuole una capacità di tutti, di quella società civile che è stata ricordata, che è l'unico modo per sconfiggere la mafia, naturalmente non solo la risposta giudiziaria che è necessaria, non solo la risposta delle forze dell'ordine che c'è, ma che deve migliorare sia delle forze dell'ordine che della magistratura, ma la risposta di civile. E la società civile, cosa fa? Automatica società civile, perché in realtà siamo noi, che dobbiamo tenere sempre alta la barra della legalità, perché solo con la legalità si può evitare infiltrazioni, si può ritenere che il tessuto sociale sia un tessuto sano. Sì, infatti l'anno scorso lei ha fatto una festa. Quindi un appello per tenere testa alla coscienza civile, perché mafia, droga, violenza di genere, i reati informatici, e questo è interessante questo insieme, costituiscono un retroterra di illegalità che può aprire le porte alla criminalità organizzata. Allora, lì, per non fare il calderone, erano i reati che erano aumentati in questa regione. Anche prima si è parlato, quando c'era il ministro, si è parlato dei reati di violenza di genere. Credo che dal punto di vista culturale sia drammatico che una donna ogni 72 venga uccisa. Non è mafia, ma sicuramente drammatico il dato del genere, perché significa che c'è una cultura che accetta la violenza e che non riesce a respingerla. Naturalmente quindi quei dati, li chiamavo quei reati perché erano quelli che secondo me erano quelli in aumento, che segnalavano un territorio. Che si stanno affermando sempre più. È un territorio che sotto questo profilo deve stare attento, ad esempio il problema della droga, a parte l'aumento dei sequestri sostanze stupefacenti in questa regione, c'è un aumento preoccupante di soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani. E questo è un segnale pericoloso, perché significa che c'è una domanda a cui la risposta chi la dà, se non organizzazioni criminali. E questa è una regione, adesso dico un episodio che sicuramente è casuale, e cioè naturalmente episodico. Ma che anche qui dimostra che dobbiamo stare attenti. Il giorno di Natale, non un giorno qualsiasi, è stato ucciso il fratello di un collaboratore di giustizia in questa regione. Da quello che mi ha detto il procuratore nazionale di mafia, voi me lo potete confermare, è la prima volta che è stato colpito un parente di un collaboratore di giustizia della 'Ndrangheta. Il giorno di Natale ha un valore fortemente simbolico, per ovvi motivi non devo stare a ricordare, ma certo i parenti si ricorderanno sempre il Natale non per la nascita di Cristo ma per la morte del parente, ed è avvenuto su una città di testa, una città sicuramente civile, una città sicuramente in cui, come diceva il procuratore, noi andiamo a parlare qualche giorno dopo, il procuratore non c'è omertà perché molti hanno guardato, ma l'omertà è un vincolo intimidatorio, mafioso, in regioni come le nostre è diverso, questo dice la sentenza, non vuol dire l'omertà di tutti, ma l'omertà di quel circolo di persone che possono fare da soggetti in cui si forma quel tessuto grigio. Questo è il pericolo di regioni come le nostre, e allora quell'episodio che di per sé non è sintomatico di una presenza sul territorio dell'organizzazione criminale, dimostra che però l'attenzione di chi deve tutelare deve essere molto più alta che in altri territori, perché sono sicuro che in Sicilia, dove ci sono molti meno collaboratori,
che sono fondamentali, cioè, penso che siamo tutti d'accordo, sono fondamentali e ognuno deve fare la sua parte, anche una regione come le Marche che deve avere, però deve saper tutelare, e per saper tutelare ci vuole la professionalità che noi dobbiamo acquisire tutti quanti, altrimenti rischiamo di essere indifesi rispetto anche a fenomeni che non siamo in grado di controllare. Ecco, lei ha detto che la crisi economica favorisce le situazioni malavitose, del resto adesso chi ha soldi veramente, no? Il malaffare si insinua anche negli istituti di credito e nella società. Questo significa che effettivamente nessun territorio si dà alla mafia? Per quelli che conosco io sicuramente no. In Emilia Romagna è stata Emilia, quindi il processo Emilia, non è che devo aggiungere. In Umbria sono stati altri processi, anche qui ci sono stati l'anno scorso, per la prima volta è stata riconosciuta la garante mafiosa in sentenze di condanna di primo grado, con processi che sono durati molto ma che sono alla fine terminati. Ma poi c'è un problema fondamentale che colpisce purtroppo anche questa città. Nelle Marche è il più grande cantiere d'Europa, arriveranno finanziamenti enormi. Che siano affettibili dalla criminalità organizzata, questo lo sappiamo tutti. Noi ci stiamo attrezzando come amministratore, come forze dell'ordine, abbiamo fatto diversi protocolli, abbiamo fatto due con la Procura Nazionale Antimafia, con la Direzione Internazionale Antimafia, abbiamo fatto un programma CRAS. Però anche la normativa non sempre ci aiuta. 12 giorni fa, con il decreto del 18 aprile, lo sblocca cantieri, si è previsto tutta una serie di liberalizzazioni. Questo secondo me è grave non tanto per la liberalizzazione, per il concetto. Il concetto è che la legalità frena la ricostruzione, la legalità frena l'economia, per me è il contrario. La legalità preme migliori. Era quello che si diceva prima. E quindi non bisogna pensare. Qui non ho nominato lo sblocca cantieri, ma il senso era assolutamente. Quindi non bisogna pensare che rispetto delle regole faccia male alla ricostruzione. Rispetto delle regole non deve andare a scapito della velocità, ma serve a premiare i migliori. E quindi soprattutto non i furbi e soprattutto non i deboli. Perché loro dicono naturalmente che è una questione di priorità di procedure. Allora, che la ricostruzione esatto, deve venire, che è stata tanto troppo. Sì, di avvio delle grandi opere. Purtroppo siamo stati d'accordo, però sappiamo tutti che quando ci sono molti soldi la criminalità è aumentata. Allora il problema è avere dei controlli efficaci. Il codice degli appalti non si è fatto mai. È stato modificato due volte, ma con risultati non particolarmente brillanti. Ad esempio, una delle importanti, adesso non voglio scendere nel tecnico anche per non perdere tempo, perché l'ora. Però ad esempio i comuni piccoli, nel momento in cui si passa dalla regione come stazione appaltante ai comuni, sicuramente si velocizza, ma i comuni sono i primi a dire che non hanno personale tecnico per fare i controlli. Questo è un problema serio. Cioè, bisogna sapere che nel momento in cui vengono distribuiti soldi, tanti soldi per la ricostruzione, bisogna adottare gli anticorpi. Un'altra norma, qui mi fermo, è quella della possibilità di ricostruire e rivendere. Questo è l'abitato, adesso è stato consentito. Questo è rischioso. Perché poter ricostruire per poi rivendere significa un rischio potenziale di depauperamento del territorio. Per esempio nella vicenda della ricostruzione in seguito al terremoto, cosa è successo? Marche, sì, ma... Tra l'altro è stata prolungata ancora la fase emergenziale, quindi paradossalmente siamo ancora nell'emergenza. Dopo 3 anni? Sì, che finisce quest'anno. La ricostruzione sta molto ritardando, questo per un verso ha significato, sta troppo ritardando, bisogna ripartire, anche se capisco la difficoltà, ci sono paesi dell'entroterra che è difficile decidere se rifarli del tutto nuovi o ristrutturarli, perché sono problemi ovviamente assolutamente. Lo stesso Matrice, Lazio, sono i due terremoti di 3 regioni. Questo è sicuramente un problema. Però anche la ricostruzione, cioè la ricostruzione pubblica, quindi il problema che è stata innalzata la soglia. La soglia è più alta la soglia e sono liberalizzati gli appalti con i importi inferiori a questa soglia. E lo stesso per quanto riguarda i privati che possono dare le attività senza fare, prima erano previsto che dovevano richiederne 3, adesso possono dare liberamente. Sono tutti i meccanismi che un sistema in un paese normale, probabilmente accelerano, in un paese come il nostro hanno necessità di controlli. I controlli, ripeto, non è che vengono necessariamente rallentare. Il controllo significa andare a vedere sui cantieri che ci stanno, significa utilizzare l'interdittiva antimafia, prefettizia, significa fare i controlli sui cantieri e vedere se chi ha vinto l'appalto, di solito lo vince, lo vincono società in regola perché devono essere delle white list, siano però le stesse che seguono gli appalti, cioè che non ci siano subappalti, quello è il problema.
quindi un controllo sul territorio. Questo va fatto, bisogna essere tutti capaci a farlo, e soprattutto deve essere segnalato quando qualcosa non si potrebbe essere capace di autodenuncia. Su questo è un paese nostro che forse qualcosa da migliorare potrebbe fare. Grazie. Vive in Italia e nei tuoi articoli metti in guardia gli italiani e i tedeschi dalle mafie, in particolare dalla 'ndrangheta, che in Germania è molto potente rispetto alle altre. I tuoi connazionali, di cui ricordiamo peraltro la copertina dello Spiegel, il piatto di spaghetti e la pistola, non l'hanno presa tanto bene però questa cosa, no? Infatti hai avuto problemi di lavoro. Se io inizio, io ho iniziato praticamente come vittima della folklore della mafia, no? Perché quando avevo 20 anni sono andata in una vecchia ordine, quello da Caman, dove sono cresciuta vicino a Dopo, vicino a Corleone. Io non sapevo nulla dell'Italia, non sapevo parlare italiano, non avevo mai messo piede in Italia, sono andata dritta a Corleone con la mia grande delusione, diciamo, perché quello io avevo visto il padrino, e quando sono arrivata a Corleone non ho visto nulla di quello che mi aspettavo. E siamo andati in spiaggia. Però dopo mi sono trasferita nel 91 in Italia, e praticamente il mio primo reportage che avevo fatto nell'89 era sulla primavera di Palermo. E in questi anni seguenti io ho fatto un sacco di articoli sulla mafia, su tutte le vicende che immaginavi, su pentiti, su donne di mafia, chiesa di mafia, Andreotti, Cufaro, eccetera, eccetera. E devo dire che nei media tedeschi questo interesse per la mafia era, diciamo, sì, va bene finché c'era sangue. Dunque, quando c'era un cadavere si poteva anche interessare, però per il resto, quando per esempio la cosa che io ho trovato interessante è Cufaro, che era una vicenda europea, perché alla fine era Cufaro che decideva dove arrivavano i soldi europei in Sicilia. Dunque doveva, in teoria avrebbe dovuto anche interessare i tedeschi, ma era una cosa che non ha interessato proprio per nulla. Tutto è cambiato nel 2007, quando c'era la strage di Duisburg, ed è vicino dove sono cresciuta io. E sono passati più di 10 anni dalla strage, sì, per agosto, e sì, però la mafia è ancora considerata, cioè la Germania è ancora considerata un paradiso in terra per la mafia. Assolutamente. Diciamo, questa è una frase che mi aveva detto una volta Di Matteo, che la mafia interpreta i segnali che sono lanciati dai politici, allora, e se non ci sono segnali, nel senso, se non c'è mai, io non ho mai sentito un politico tedesco prendere in bocca la parola mafia, va bene? Dunque, questo è il segnale molto forte. E quando c'è stata questa strage di Duisburg, questo è stato il motivo per cui un editore mi aveva chiesto di fare un libro sulla mafia, sulle mie esperienze, eccetera, ma solo per questo motivo. E lì io ho scritto quello che c'era, ovviamente. E non è che era un grande vantaggio per me, diciamo, perché io ho descritto le attività dell'Andrangheta in Germania, e in particolare di questi clan che erano coinvolti nella strage di Duisburg. E ho citato dei rapporti del DKA, della Polizia Federale Tedesca, e anche altri rapporti di magistrati italiani e anche tedeschi. E era per me interessante, nel senso, perché io avevo scritto dopo un capitolo in cui avevo spiegato la vicenda dell'Utri e Berlusconi. Dunque io volevo togliere questa illusione ai tedeschi che questo fosse solo un problema italiano. Allora io ho detto, come hanno avuto rapporti i mafiosi tramite Berlusconi, eccetera, con la politica, a me
abbiamo anche esempi in Germania. E dunque io ho fatto un po' di esempi di politici tedeschi coinvolti con la 'Ndrangheta. E l'unico che non mi ha fatto una causa è stato Mario Lanfrato, che è stato arrestato l'anno scorso. È stato per lunghi anni un ottimo amico intimo di Oettinger, il commissario Oettinger. E poi gli altri mi hanno fatto causa per quello che avevo sentito. Allora la differenza con i giornalisti italiani in Germania è che dunque io avevo scritto delle cose non per sentir dire, però io avevo i documenti a mano. Dunque noi siamo andati in questo questa querela, non eravamo io perlomeno, non ero particolarmente agitata. E niente, in Germania la legislazione sul diritto di privacy, questo più o meno in essenza quello in Germania, è molto vasto, cioè in teoria avrebbero potuto anche dare un segnale positivo. Non è stato così, anzi questa è una cosa che mi ha precipitato per praticamente 10 anni. E noi siamo stati condannati a anerire questo libro, dunque il libro che dopo è stato anche tradotto in italiano si vende ancora tuttora solo con le pagine anerite. E questa cosa delle pagine anerite, della censura che risulta anche sulle edizioni italiane. Sì, su tutte le edizioni. E questo mi ha fatto un gran che, ovviamente, anche dopo, quando ho presentato il libro in Germania, sono stata anche minacciata in varie occasioni, tra cui ovviamente delle roccaforte della mafia in Germania, tra cui Erfurt, perché questo clan di cui ho scritto si è trasferito un sottoclan, diciamo, un luogotenente da Duisburg a Erfurt. Dunque loro sono molto forti per la mafia in Germania, bisogna spiegare che è arrivato in seguito agli immigrati e dunque loro si sono stabiliti per primo nelle aree Russia, cioè nella regione della Ruhr, Stoccarda, Monaco e in seguito alla caduta del muro anche nell'est. Ma la cosa che mi ha impressionato più che altro è che sto parlando, cioè le querele sono iniziate nel 2008 e ancora oggi non è finito, io ho ancora una querela in corso e dunque sono adesso 11 anni con me. Hanno voluto stabilire un esempio in Germania per gli altri giornalisti, ovviamente, e così fu, e ha funzionato da Dio, perché l'ultima volta, allora io ho scritto un articolo su come è praticamente impossibile scrivere sulla mafia in Germania, è impossibile, dunque ho fatto altri esempi, perché dopo di me altri giornalisti, tra cui anche Francesco Fagione, che ha fatto questo libro, che è stato anche stessa cosa, anche questo genere, anche un altro. E poi c'era una cosa di una televisione pubblica tedesca a Erfurt, che ha fatto praticamente le stesse, secondo le informazioni aggiornate di quello che avevo scritto io, loro hanno fatto un film, sono stati condannati, il film è stato censurato, eccetera. Allora io ho scritto un articolo solo sul fatto che ho come sull'impossibilità di scrivere sulla mafia, in cui ho citato da una sentenza pubblica il nome di quello che ha fatto la querela a questa televisione. E di nuovo sono stata querelata e di nuovo ho perso. Dunque, allora più di così, più chiaro di così, è giunta che l'editore era niente meno che il figlio del fondatore dello Spiegel, Augstein, mi ha mollato anche, dunque io ho dovuto fare un crowdfunding per sostenere le mie spese, no? Una cosa, cioè, allora, ovviamente questo ha funzionato da Dio tra i giornalisti e tra le relazioni, nessuno non scrive più sulla mafia, nessun giornalista ha il coraggio, ancora meno un freelance come me, dunque, non ho, questo ha funzionato da Dio, dunque la mafia in Germania ancora oggi non esiste e ancora quando presento i miei libri, io dopo ho fatto una scelta, adesso ho pubblicato 3 romanzi in Germania, uno adesso è stato pubblicato in Italia, di cui hanno detto, adesso non posso dire,
la mia protagonista sarebbe una Nino Di Matteo in calza a rete. La ricerca malissima, perché nessuno di tutti i tre romanzi, non questa mia protagonista, non porta mai calzarete, sia mai sono io a portare calzarete, dunque hanno confuso l'autore e la protagonista. Comunque, perché io ho fatto questa scelta? Perché non volevo essere, cioè espormi, intanto gli editori, io adesso ho fatto un piccolo libro, si chiama 100 pagine sulla mafia, in cui ho dovuto litigare con l'editore di scrivere cose su Berlusconi e Andreotti. Ma io ho detto, no, dove, voleva che io togliessi il nome di Berlusconi e Andreotti, ma io ho detto, ma dove siamo? Cioè, voglio dire solo a che punto siamo arrivati anche con l'autocensura in Germania. Dunque, io ho scritto questi romanzi e quello che è stato pubblicato in Italia praticamente è stato tradotto. Lì ho voluto descrivere due tabù, il tabù in Germania dell'esistenza della mafia e per l'Italia praticamente il tabù era la trattativa. Comunque, io per questo gli italiani, io sono sposata anche con un italiano, gli italiani hanno sempre la tendenza di dire ah, in Germania tutto funziona, va bene? Io l'avrei detto anche, e l'ho detto anche, fino a un certo punto. Però quando ho scoperto questa cosa, e per questo anche la mafia non è solo, non solo un problema italiano, ma è un problema globale, ma soprattutto anche europeo, sul livello anche, diciamo, politico. Allora, se in Germania l'esistenza viene negata così in maniera spettacolare, e anche, e adesso non ho ancora parlato di tutte le, cioè la situazione legislativa in Germania, l'associazione mafiosa non esiste come c'è come una legislazione diversa, no, hanno associazione a delinquere, però quella è mafiosa, l'appartenenza alla mafia non è un reato in Germania, la sola appartenenza non è un reato, va bene? E dunque abbiamo un po' di problemi, ma abbiamo tanti problemi. Non possono fare confische, non possono intercettare, è praticamente impossibile. Se io chiedo ai magistrati con cui ho parlato sempre, loro mi dicono ma non facciamo più intercettazioni perché l'impegno burocratico è talmente alto che dopo arrivi, quando ci danno il permesso, il mafioso e mafia. Allora adesso fanno un po' di cose contro i clan, quelli di libanesi, cioè arabi, perché loro sono molto più spettacolari, nel senso a Berlino hanno fatto saltare in aria una macchina. Dunque lì il politico ovviamente capisce che il cittadino è preoccupato, però la mafia italiana non si vede, cioè che loro gli investimenti, il riciclaggio non si vede. Quando investono anche nell'edilizia, per esempio, non si parla mai di mafia, eh? Cioè, faccio un esempio, adesso abbiamo questo Stoccada 21, la stazione sotterranea, il più grande progetto di costruzione in Germania, in una delle città più ricche della Germania, che per giunta è una roccaforte della 'Ndrangheta, in cui, allora, e quando ci sono, cioè loro, se i mafiosi, sono già riferiti in varie indagini a questo progetto per investire lì, e quando si fanno indagini, quando ci sono arresti di mafiosi in Germania, non sono frutto della polizia o della magistratura tedesca, non per incapacità, non voglio dire questo, loro non hanno le leggi a mano, sono sempre indagini italiani che vengono Germania, arrestano quelli, però gli indagini sono sulla base della legge italiana, e questo è un grande problema. Diciamo che la mafia, abbiamo capito che non è solo in Sicilia ma in tutta Italia, poi anche in Germania, e poi insomma sale veramente la linea della mafia. Altro che di madre, sì. Ecco, dunque, concluderei questo giro ritornando fuori dai confini esteri di Torino.
Italia, Roma Cap Mafia, cioè lo chiediamo al vice direttore dell'Espresso Livio Abate, perché quella di Mafia Capitale non è una mafia di importazione, ma è autoctona, nata in Russia, che preferisce esercitare il proprio potere attraverso la corruzione. Perché? È un esempio giuridico fresco di una mafia autoctona, ma è il metodo mafioso, non è mafia capitale, non ci sono gli affiliati alla mafia capitale, è il metodo mafioso che viene applicato non solo a Roma, qui invece è stato riconosciuto un grande mafioso, a Torino, a Milano, è il metodo mafioso che è stato esportato della Calabria e viene applicato da gruppi in cui c'è un capo leader con tutto quello che giuridicamente la Cassazione ci ha detto che si deve riconoscere una situazione mafiosa viene applicato. Ma lì c'è ancora di più un'altra cosa. La mafia capitale è non solo il metodo mafioso, ma è quello che in Sicilia dagli anni 60, dagli anni 70 si faceva, e mentre c'erano salotti di personaggi importanti, tipo uno per tutti Michele Greco, il Papa di Cosa Nostra, il Papa corrente, che era il capo della cupola, la sua grande villa alle porte di Palermo, la Favorella, ospitava lui era un agricoltore ufficialmente, era molto ricco. In questi saloni, in questo salotto di Michele Greco, dagli anni 60 agli anni 70 andavano quasi quotidianamente a queste feste che faceva, queste cene, prefetti, onorevoli, questori, professionisti di genere. Lui sotto campagna elettorale, comunque nell'avvicinarsi delle elezioni, decideva anche quali candidati la DC doveva mettere, che Michele Greco era uno che in questi salotti, e poi fra un candidato e l'altro, fra un questore, un prefetto, eccetera, decideva anche un omicidio, una scimmiettina di persona dentro un pilone perché non rispettava le regole. Il capo di Cosa Nostra però veniva visto come questo signore dai capelli bianchi, uno che non alzava mai la voce, era il Papa. Quando venne arrestato negli anni 80, perché indicato dai collaboratori di giustizia, venne indicato soprattutto poi da Tommaso Buscetta, da Contorno, Francesco Maria Mannoia, e tutti quanti si guardavano in faccia e dicevano: Dio, ma veramente? Era il Papa, ma era un mafioso Michele Greco, ma come così una brava persona. Ma la stessa cosa si è verificata e si verifica a Roma. Perché facciamo un inciso, tu hai lavorato tanti anni a Palermo, sei siciliano, hai lavorato tanti anni a Palermo. Questo non è perché sono affiliato a Cosa Nostra. Questo non è così, diciamo. A Palermo poi hai ricevuto minacce. No, vabbè, ma queste sono cose che hanno parlato. Noi facciamo i giornalisti. Allora, questo è stato però il primo a 2 anni prima degli inquirenti a dire che c'era qualcosa che non andava. Perché facciamo i giornalisti? I giornalisti vivono di che cosa? Perché voi comprate o vedete una TV, cioè una TV notiziaria, allora, delle notizie, giusto? Allora, il giornalista vive di notizie, un giornale. Il padrone del giornale è la notizia, il direttore che decide di non pubblicare notizie non è un giornalista, deve fare l'ambulante, cioè perché un giornale, una rivista vive di notizie. La notizia giornalistica ha una rilevanza sociale, politica, è notizia quello che ha un rilievo pubblico, ma la notizia giornalistica non coincide mai, quasi non necessariamente, con la notizia di reato, che è un'altra cosa.
se io vedo quel candidato sindaco di cui parlava Nino Di Matteo, che cammina non necessariamente con il capo mafia, ma con un signore che io nel quartiere, nel paese, so che è uno che se mi rubano a casa gli posso andare a bussare, che mi hanno rubato a casa, fammi trovare quello che mi hanno, per cui so che a me basta da giornalista fare una foto, faccio la foto del candidato sindaco che cammina per il paese con questo signore, pubblicarla senza necessariamente dire guardate quel presunto mafioso, il candidato sindaco con un ciccio a spasso per il paese, è una notizia, non è una notizia di reato come diceva Nino Di Matteo, ma è una notizia ed è una notizia che va pubblicata e poi uno ci può raccontare sopra delle cose, ma è una notizia di cui bisogna non esaltare le gesta del mafioso, ma dire guarda il candidato sindaco con chi sta camminando, e il giornalista deve subito mettere in guardia i propri lettori per dire che cosa c'è, chi viene dalla Sicilia, chi ha vissuto in Calabria, eccetera. Vediamo poi il nostro DNA, una cosa che